Abbiamo appena visto la lista convocati, ci sono Alfredson, Pazzini, probabilmente non sono al 100%, però insomma, già questa è una piccola buona notizia, diciamo. Beh, grande, non è piccola, in questi momenti, in questo periodo è grande. Sì, sono con noi e molto probabilmente saranno anche della gara, quindi siamo contenti e quindi che dire, altre cose c'è poco da dire, siamo molto molto contenti e poi valuteremo domani all'ultimo istante, però perché sono con noi è molto importante. E questa è, insomma, in questo momento è chiaramente la partita più importante per il Verona, poi ne arriveranno altre, questo è chiaro. Sì, le difficoltà maggiori di questo match contro un Carpi che insomma, occupa l'ultimo posto e che ha tantissimi problemi. Ma io quello che ho sempre detto e non cambio, i problemi guardiamo i nostri, quindi quelli degli altri sinceramente faccio fatica a guardarli, quindi è una partita importante, delicata, però quello che ho detto anche dopo la partita non è decisivo, mancano ancora tantissime partite, però è una partita molto importante di questo periodo, di questo momento, perché è così, al di là delle difficoltà oggettive bisogna cominciare a rimuovere la classifica e dobbiamo farlo. Assolutamente. Pareggio servirebbe a poco ad entrambe? Ma sai, pareggio è comunque sempre non perdi, insomma noi insomma, abbiamo perso anche due partite di fila, quindi non so quello che sarà tipo le partite, noi non andiamo mai in campo anche con la Fiorentina, pur in emergenza, sapevamo che gli abbiamo reso la vita difficile, però nella nostra testa c'è sempre quella di poterla vincere in qualsiasi maniera e così sarà anche domani. Parlare adesso di pareggio, che sia non è determinante o meno, non lo so. Noi andiamo per fare la partita al massimo di quelle che sono le nostre qualità, le nostre possibilità. È arrivata anche un attestato di fiducia nei tuoi confronti forte da parte del presidente dopo la partita con la Fiorentina. Questo è un segnale forte per tutto il gruppo e una spinta in più quindi anche. Ma diciamo che noi abbiamo sempre avuto spinta, poi da parte della società, del presidente c'è sempre stata, è stata magari così universale perché ha avuto davanti i microfoni, però insomma io col presidente, col direttore, insomma ci parliamo tutti i giorni, sappiamo che è un momento molto difficile, delicato, indubbiamente sono state parole importanti e quindi sono più che contento e orgoglioso, ma questo non cambia lo stato delle cose perché altrimenti dobbiamo assolutamente andare a cercare di fare punti e basta, quindi tutti insieme come è sempre stato nei momenti buoni che sono stati tantissimi in questo momento che sicuramente non è dei migliori della gestione del presidente mia. Prima sfida salvezza si dice, no? In questi casi, poi ci sarà quella col Bologna, naturalmente una per volta. Queste gare tu ne hai vissute tante anche da giocatore, insomma, voglio dire, penso. Ma da giocatore parlavo prima con Enrico, ne abbiamo vissuta una che proprio ci siamo salvati l'ultima giornata e ci penso proprio proprio Enrico che fece il gol, ma di ricorsi quelle è un'altra vita, la vita da giocatore è una cosa, la vita da allenatore, però sicuramente ne abbiamo vissute quindi quant'altro. Però ritornare a quella domanda che hai fatto, è sicuramente la prima sfida importante che ci capita, insomma, momento delicato, particolare, mettiamoci tutti gli aggettivi di emergenza, quant'altro, però era ora che arrivasse anche qualche partita, forse, che credo che insomma siamo alla nostra portata, come magari si potrebbe dire, poi alla partita le difficoltà ne valuteremo e cercheremo di superare domani, però è così. Come assetto tattico è più facile vedere quello con cui ti sei presentato al Ferraris contro la Sampdoria oppure l'ultimo contro la Fiorentina? Entrambi o uno dei due adesso lo valuteremo, abbiamo provato tante cose, però al di là dell'aspetto tattico, tecnico, credo che domani dal punto di vista anche nervoso sia una partita importante, credo che comunque mercoledì abbiamo avuto delle risposte importanti dal punto di vista nervoso, dal punto di vista caratteriale. E da quello non si può più tornare indietro, quello deve essere, poi ogni partita ha la sua storia, l'avversario ha un modo di giocare e noi l'abbiamo preparata credo nella maniera giusta. E dire che domani giocate in trasferta è sbagliato in quanto ci sarà un esodo giallo-blu, insomma come sempre grandissimo seguito da parte dei tifosi. Ma i tifosi hanno capito il momento, quindi io credo che insomma i 6 anni che sono qua so quello che loro sentono, quello che provano e il loro coinvolgimento, quindi sapevo, immaginavo che domani ci sarà un grandissimo esodo, sarebbe bellissimo dargli una grandissima gioia, io credo che da parte dei ragazzi, da parte di tutti noi ci sia la voglia veramente di dare grande soddisfazione
ne abbiamo avute molte quest'anno, quindi a questa gente che in questo momento di difficoltà ha capito la difficoltà e in tanti si sono mossi per stare vicino alla squadra. Io appunto a giurare, a scommettere che domani la squadra, tutti insieme, daremo tutto quello che potremo e avremo le nostre qualità per fare una grande gara.